Le poesie che Luigi Carotenuto ha scelto di presentare per questa edizione di Bologna in Lettere sono per lo più tratte dalla sua ultima raccolta, Krankenhaus, uscita per i tipi di Gatto Merlino nell'ottobre del 2020. Il titolo arriva all'autore per un'apparente coincidenza, ascoltando un gioco a quiz in un pub nei giorni del 2011 in cui assisteva il padre ottantenne ricoverato per una frattura al femore. Una delle domande riguardava l'equivalente tedesco della parola ospedale, Krankenhaus, appunto, la casa dei malati. Un termine che riporta il poeta all'esperienza che sta vivendo in un duplice senso. Il suono crank rimanda al rumore dell'osso fratturato e anticipa la quotidianità infranta dall'assenza, mentre il vocabolo tedesco, nella sua durezza, ben si adatta al luogo che perimetra una condizione di dolorosa eccezionalità, improntata all'attesa della morte. La scelta del titolo in una lingua altra, diversa da quella del libro, vale a suscitare nel lettore uno straniamento che è lo stesso dell'autore e al contempo universalizza il tema attraverso un topos della letteratura mitteleuropea. Dalla montagna incantata di Thomas Mann ai fisici di Friedrich Dürrenmatt, dal cielo diviso e in carne e ossa di Christa Wolff a tanta parte dell'opera di Thomas Bernhard. L'ospedale è il contenitore possente e simbolico che racchiude una vicenda umana, un rapporto padre-figlio anch'esso prossimo a spezzarsi, almeno nella sua dimensione terrena. Negli spazi del nosocomio, in cui i colori si spengono nel bianco e il tempo sembra fermarsi, affiorano frequenti interrogativi, istantanee del pensiero, altrettante spezzature del flusso di coscienza, qui condensate in versi fermi, asciutti e intensi, che spesso suonano come aforismi. Il tema del gioco, che dà lo spunto al titolo, ritorna nel libro con il riferimento alle carte, al nascondino e al tavolo verde attorniato da giovani, ed è spia di un intento che l'autore stesso si riconosce, quello di esplorare a fondo l'interiorità, affrontandone i lati più oscuri protetto dallo scudo dell'ironia. A definire questo approccio, che caratterizza fin dagli esordi la scrittura di Luigi, ben si prestano alcuni versi del poeta rumeno Nichita Stănescu, da lui citati in un'intervista. Ridi, occhio, fendi il tuo orizzonte, e sii capiente, e sii attento, sempre. Un'attenzione e una volontà di abbracciare e penetrare tutto con lo sguardo che si ritrovano qui nel graduale comporsi, come un mosaico tessera dopo tessera, del dialogo con il padre e con se stesso, in cui niente è lasciato in ombra, dai rancori risolti alla tenerezza, al sentimento della propria fragilità, che non è solo quella del genitore morente, ma anche del figlio cosciente della propria inadeguatezza. Ci si prepara ad affrontare una perdita che rischia di far vacillare anche la propria identità, come testimonia il rispecchiamento padre-figlio che ritorna due volte nel libro. Di fronte a tutto questo, il poeta si riconosce privo di solidi appigli. Non è tale la fede, accennata nella Madonnina, che non vince il senso di disgusto ispirato dall'ambiente, e non lo è il ricordo, coperta fatta di niente. E al contempo si dispone alla necessità di indossare maschere e ricorrere ad espedienti per sopportare e nascondere il dolore. Siamo così bravi ad inventarci miracoli, a fingerci interi. Eppure, in alcuni luoghi del libro si aprono spiragli che fanno sperare in una riconquista della gioia, come l'invito a ritrovare la bellezza della città di Catania nella poesia conclusiva. Lo sguardo sul giardino nella poesia 13 e in particolare la poesia numero 7, numero spirituale per eccellenza, che si distingue da tutte le altre per il fatto di avere un titolo, Luce. La luce che, nonostante tutto, trova spazio nelle stanze dell'ospedale in forma anomala, percepibile attraverso il tatto lungo i bordi del letto. Luce, che ritorna nell'unico inedito che Luigi leggerà in questa occasione. Indicativo di un percorso spirituale e filosofico da lui intrapreso anche attraverso la poesia. Ringrazio Bologna in Lettere e Francesca Del Moro per questa possibilità di lettura. Leggerò alcuni testi dal libro pubblicato a ottobre del 2020, Krankenhaus, edizioni Gatto Merlino di Roma. Luce. Non c'è una sua versione in polvere o in pillole. Ma se tocchi i bordi del letto, puoi sentirne il labile segno tattile.
Ogni giorno siamo sempre più creativi nell'inventarci miracoli, nel trovare scuse per tirare avanti, nel fingerci interi. Non ho ripassato la lezione oggi, maestra. Mi occlude la mente al germinare d'occhi di cose. La lezione non la ripasso. Voglio nutrirmi di tutto il visibile, succhiare la luce. Mi spiace, signora, la lezione è scivolata di mente nel mio orto chiuso. Mi domando il senso di tanto brulicare, di persone in piazza, di facce assenti a due passi da Catania Vecchia. La bellezza può darsi l'abbiano tutta sepolta, nascosta, per bene. Infine leggo un inedito. Là dove il volto delle cose ti assorbe, dove il cielo si tacita sulla tua bocca, dove le labbra proteggono il cuore e gli occhi si fanno riparo e nido, là dove l'istante scocca eterno e partecipe dell'universo, luce imparziale attende. Grazie.